Ben trovati a Giovanni Pinelli. Oggi è il giorno di media del gruppo Grotta Loeglia, terza gara di questo girone A del torneo amatoriale del Città di Civecchia. Tutto è pronto per cominciare questa partita. Fra poco daremo anche le formazioni delle due squadre. Via, iniziato il match con il primo pallone portato dalla squadra in maglia bianca che sta gestendo il pallone. Adesso ancora organizza l'azione la squadra che sta giocando da sinistra verso destra, e poi ancora le maglie gialle che controllano la situazione. Siamo quasi pronti per dare le formazioni delle squadre. Azione, ancora il contropiede, si deve spostare sulla destra, poi il tiro, la facile parata del portiere che è intervenuto, e poi ancora l'azione per Mediatel. Siamo pronti per dare le formazioni delle due squadre. Media della gioca con numero 13 Sacchetti, numero 6 Matteo, numero 17 Loriga, numero 1 De Gaetano, numero 8 Nunzi, numero 16 Del Mastro, numero 5 Patti, numero 2 Ascensi. Grotta Loeglia invece si schiera con il numero 12 Marvaso, numero 6 Antonelli, numero 10 Fantozzi, numero 4 Malamaci, numero 11 Marvaso, il Cristian Marvaso, l'altro era Alessio Marvaso, numero 77 Calcaterra, numero 7 Giordano Mosconi, numero 9 Gianluca Mosconi. Adesso ancora difende e poi rilancia in avanti Mediatel con la giocata sbagliata da parte di Antonio Del Mastro, poi il fallo in favore di Grotta Loeglia. Quindi fra poco si potrà giocare. L'arbitro di questa gara è Gelli, che ha sostituito Costantini, che ha diretto le altre due partite di questa prima giornata del girone A. Quindi l'azione che poi finisce fuori con il gioco che non viene interpretato bene da parte di Grotta Loeglia. E ancora iniziativa portata dalla squadra che gioca con la maglia gialla, che adesso imbastisce, si deve fermare perché si va anche dal portiere, si perde il pallone, poi Mediatel, quindi consente a Grotta Loeglia di andarsi a giocare questa possibilità in attacco. Il pallone è dato dietro per Mosconi, si tratta di Gianluca Mosconi, e poi la parata del portiere che interviene. Parliamo di Filippo De Gaetano, portiere di Mediatel, che è intervenuto, e poi Gianluca Mosconi, e poi nel mezzo. Partita è cominciata molto rapida questa gara, e poi ancora si gioca il pallone distribuito. Attenzione, è tutto solo Enrico Maria Fantozzi, 1-0 il vantaggio di Grotta Loeglia, che ha realizzato la rete del vantaggio. 1-0 qui a Palasport, tutto solo Fantozzi, non poteva sbagliare, e quindi si è evitato tutti gli insulti possibili che questa situazione solitamente crea quando si sbaglia, ovviamente. Quindi 1-0 dopo 3:15 dall'inizio di questa gara. Adesso attaccano i giallorossi con questa maglia color canarino, un po' giallo, un po' rosso, ricorda i tornei di pallavolo degli anni 70. Non so se avete visto le foto dell'ASP spesso quando si giocavano questi tornei, oppure i campionati in qualche circostanza. E poi Fantozzi, il pallone da questa parte per Giordano Mosconi, i due Mosconi in campo, Giordano e Gianluca. Si va già in avanti, Mediatel ancora non abbiamo visto fare un'azione degna di nota, il fallo di Danny Loriga, e quindi il possesso è per le maglie bianche. Bianche credo sia un blu oltremare, quello sulle spalle, sui calzoncini dei giocatori di Mediatel, ovviamente Grotta Loeglia. Mediatel adesso mandare a giocare, la rimessa in gioco del portiere. Stiamo parlando di Filippo De Gaetano e poi Federico Patti. Il pallone sulla destra per Antonio Del Mastro, di sinistro l'intercetto di Giordano Mosconi, il tiro alla parata del portiere sulla conclusione di Federico Patti. È intervenuto l'estremo difensore di Grotta Loeglia, che quindi ha accertato il tiro a angolo per la squadra in maglia gialla. Adesso Filippo De Gaetano lancia l'azione da questa parte, Federico Patti, la parata del portiere, e poi il pallone viene spedito in tribuna.
si complimenta il portiere di Rottaveglia. Ancora siamo riusciti a capire chi è, ma fra poco lo scopriremo. Adesso l'angolo e poi si intestradisce il portiere De Gaetano, che ha rischiato di fare una bella frittata, e adesso torna in porta. Può giocare Rottaveglia con Gianluca Mosconi dietro per il portiere. Adesso va a rilancio lungo, stiamo parlando di Alessio Marvaso, il portiere di Rottaveglia. Adesso Mosconi, Giordano Mosconi che avanza, va verso la porta, il tiro murato da Patti, e poi la rimessa in gioco per i giallorossi, che vengono in avanti per cercare, e poi sbagliano subito. Il rilancio per Gianluca Mosconi e poi il tiro di Giordano Mosconi che finisce fuori. Voleva l'angolo ma non c'è stato nessun tocco. Subito a colloquio con il direttore di gara Gelli, e quindi si riprende con l'arbitro che torna a nascondersi fuori dal nostro occhio visivo. Patti per il passaggio che era stato servito a Enrico Matteo. De Gaetano allarga per Enrico Matteo, riesce a trovare un pertugio da questa parte per Federico Patti, arriva Gianluca Mosconi che devia il pallone, si porta in avanti, il tiro, la parata del portiere che resta lì, arriva in qualche modo la deviazione di Mediatel che evita il gol. Ci ha provato Gianluca Mosconi con questa sortita, questa controffensiva, niente da fare per Mediatel, che può comunque sfruttare l'angolo. Momenti di noia in questo momento al Palasport, da 30 secondi non si gioca, giocatori che rifiatano, sono stanchissimi, hanno giocato solamente 7 minuti. E poi si gigioneggia qui sulla destra, prova a liberarsi Giordano Mosconi, il fallo, il favore, cioè non c'è il fallo, c'è la rimessa in gioco, arriva Mediatel, poi Gianluca Mosconi che avanza, fa una serpentina, va a sinistra dove c'è Fantozzi, e poi nuovamente Mosconi, stavolta Giordano, e poi la controffensiva di Mediatel che prova ad andare via con Alessio Nunzi che si sposta sulla sinistra, arriva l'intervento arbitrale. De Gaetano protesta e chiama i propri compagni di squadra, Fantozzi controlla dietro il pallone per il passaggio che c'era stato verso il compagno di squadra Cristian Marvaso. Patti, De Gaetano da questa parte dove c'è la squadra con Enrico Matteo, adesso lui col pallone va tutta a destra, scivola il pallone, poi rappresaglie all'indirizzo di Danny Loriga che viene colpito dopo aver fatto un liscio, quindi punizione vitale per lui, diciamo così. E poi si lotta, scontra a fuoco, dighe da una parte e dall'altra, battagliere due squadre con questi assalti, e poi è tutto solo Alessio Nunzi che decide di correre perché di tirare non se ne parla, e quindi il pallone che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Cambi, girandole di cambi come se non ci fosse un domani, dietro per il portiere De Gaetano che allarga il gioco dove c'è le Mediatel che prova ad attaccare. De Gaetano, vediamo se fa con la porta, il tiro non c'entra la porta, va a sporcare il muro, e quindi niente da fare per Mediatel. Rottaveglia, rilanci in avanti del portiere Alessio Marvaso, e poi si gioca a rimpiattino dalla parte dall'altra. Adesso sembra una partita di tamburello. Mediatel con Patti che orchestra da dietro il numero 5, ancora una rete fitta di passaggi, si va dal portiere De Gaetano che si tocca il cuore, forse c'è l'inno nazionale, poi rilanci in avanti, si va a destra con Danny Loriga, spinge sulla destra, sbaglia il pallone, il rilancio adesso
per Gianluca Mosconi, il tiro, la parata di De Gaetano che salva la porta, si rimane 1-0 qui al Palasport. Rotoreglia ha sprecato l'occasione per andare al raddoppio. 10 minuti passati, si scaldano i giocatori in panchina, ci si ferma un attimo, si chiacchiera, si organizza la serata, il post serata, anche se oggi è lunedì, non c'è niente da fare. Angolo, va a battere Gianluca Mosconi, arriva Fantozzi che raccoglie la palla, Fantozzi prova a liberarsi, il tiro esterno della rete, c'è l'angolo, no, non c'è niente, si continua a giocare. Va adesso time out richiesto da Mediatel, che vuole un minuto di riposo per andare a ragionare in vista del da farsi di questa partita. Gente che sta lontana, gente che ce ne va, si va in panchina a ragionare per un minuto questa gara che sta vedendo il vantaggio di Grottaureglia su Mediatel Group, il gol realizzato da Enrico Maria Fantozzi, forse uno dei gol più facili della sua carriera, solo davanti al portiere, di piatto, appoggiato per la rete 1-0 dopo 3 minuti dall'inizio della partita, con il pubblico che segue la partita, chiacchiere qui sugli spalti, non riusciamo a far pervenire nessuno ai nostri microfoni e quindi i commenti delle prossime partite saranno ancora più accesi, saranno ancora più satirici, saranno ancora più sferzanti per raccontare gli errori che faranno i giocatori in campo, errori che sicuramente ci saranno nelle partite di questo torneo, anzi un torneo che si basa sugli errori, è un torneo impostato su questo. Adesso si può ricominciare a giocare con De Gaetano che fa riavviare l'azione, adesso per Federico Patti che prova a danzare sulla pista del Palasport, adesso con Enrico Matteo, Mediatel dietro, nuovamente il portiere Matteo, De Gaetano, si propone Patti, però nessuno lo ascolta. Matteo, ancora il pallone deviato da parte del giocatore numero 10, Enrico Maria Fantozzi, l'autore del gol. Rimessa laterale, ancora De Gaetano che praticamente fa il centrale aggiunto, si gioca col mottere movimento che concerne Mediatel, il tocco di Gianluca Mosconi che manda il pallone fuori, Enrico Matteo raccoglie il pallone, adesso lo distribuisce ai posteri, i compagni di squadra e acchiappano il pallone, la sfera bianca controllata da Filippo De Gaetano, in mezzo Gianluca Mosconi e poi arriva un intercetto, attenzione a contropiede di Fantozzi, però svirgola in maniera abbastanza evidente il lancio Mediatel e Grottaureglia con la giocata non arrivata al meglio da parte di un giocatore che non vuole farsi vedere, si nasconde, si raccoglie dietro, ha ragione lui. Adesso il contropiede da questa parte con Giordano Mosconi, la parata del portiere, anzi era Gianluca Mosconi, la parata di De Gaetano, angolo adesso per Grottaureglia che prova a trovare il raddoppio, non riesce a toccare la Patti, si va da Gianluca Mosconi, sfila il pallone, non ci arriva nessuno, non riesce il collegamento, si riprende con la rimessa dal fondo, quasi 14 minuti sono passati, anzi 13 minuti sono passati dall'inizio di questa partita, la stoppa di petto Sacchetti che è entrato in campo da poco, Patti dietro per il portiere De Gaetano, nel frattempo bacio a Brasci qui in tribuna e la partita non viene praticamente seguita da nessuno, c'è gente che gioca a briscola e quindi rimessa laterale per Danny Loriga, ancora Mediatel e il tiro, la parata del portiere Alessio Marvaso, gioca un po' alla spagnola Mediatel, giocate alla spagnola, rete fitta di passaggi, però si quaglia poco sotto porta, attenzione, batti e ribatti, il pallone è ancora vivo, arriva il passaggio per Marco Sacchetti che si deve allargare, conquista un fallo laterale, ancora il gioco per Federico Patti, sbaglia la situazione Mediatel anche se riesce a mantenere il possesso palla, ancora
questo possesso palla che non porta niente di Mediatel, appoggio di Gaetano, possesso palla ovviamente inciso dal fatto che Mediatel attacca un giocatore in più, visto che De Gaetano, il portiere, è praticamente un giocatore di movimento, nonostante utilizzi una maglia di colore diverso rispetto a quella dei compagni di squadra. Danilo Riga, passaggio adesso sulla sinistra per Sacchetti, Loriga, Patti, si ferma Patti, si sposta verso sinistra, arriva Marco Sacchetti, Sacchetti deviato il pallone, il contropiede di Mediatel adesso che può cercare il raddoppio con Loriga, grande giocata di Loriga che interviene da flangiflutti al limite dell'area di rigore, consente a Mediatel di restare ancora in scia, 1-0 sempre per Rottaureglia. Adesso combina l'azione Gianluca Mosconi, De Gaetano esce dalla porta, c'è gente che va a terra, gente che viene, gente che va. Attenzione, 3 contro 2 possibile con Patti che allarga tutto per Ivan Ascensi che è entrato adesso al primo pallone, rischiava di fare gol, se l'è perso di vista e quindi niente da fare per il numero 2 di Mediatel. Ancora, si ricomincia. Partita adesso un po' bloccata, un po' congelata qui al Palasport. Mediatel controlla l'azione, il pallino del gioco, ma non riesce a fare niente. Rottaureglia tenta queste sortite, queste avanzate, questi contropiedi, ma non riesce a fare niente. La partita del nulla in questo momento. Si va con Patti, il pallone adesso per Marco Sacchetti. Patti nuovamente interviene. Va in avanti, supera un avversario, Patti forse va con la botta, in mezzo il pallone, esce il portiere Alessio Marvaso e blocca il pallone, ottima uscita, ottimi tempi del portiere. 16:30, vediamo cosa succede in questa partita del nulla, questa partita molto filosofica, si sta giocando qui a via Barbananelli, adesso si gioca da fermi, sembra il subbuteo, poi adesso l'avanzata, non riesce il passaggio per Luca in calcaterra, che si era portato in una posizione abbastanza prelibata, e poi un cambio fuori Patti, dentro nuovamente Antonio Del Mastro, adesso lo vedete con gli occhi di Damiano Impiccichè col pallone tra i piedi, adesso nuovamente lui, Del Mastro deviato il pallone dalla diga con Gianluca Mosconi che si avvicina, poi tira un po' come viene con il piede a ferro da stiro, non riesce a trovare la porta il portiere. Adesso Filippo De Gaetano, si gioca sempre lento quando mancano 7 minuti alla conclusione, nel frattempo mostra subito le proprie qualità futsalistiche giocatore Antonio Del Mastro, pallone toccato stavolta da parte di Enrico Matteo, si riprende a giocare Luca in calcaterra dietro per Giordano Mosconi e poi non riesce il passaggio per Sebastian Luzzaro, si perde un po' il pallone Antonio Del Mastro che giganteggia e poi lamentele, attenzione, scontro a fuoco tra Alessio Marvaso e Marco Sacchetti, qualcosa a dire al portiere perché Marco Sacchetti secondo l'estremo difensore sarebbe intervenuto in maniera un po' eccessiva nel tentativo di prendere un pallone che forse non era possibile prendere. Luzzaro, ecco, subito Luzzaro mi ha detto non voglio essere insultato, cosa devo fare caro Sebastian? Che cosa devo fare caro Sebastian? Ti lascio la risposta, ecco, sono pure buono. Frattempo si gioca tutto al volo alla tedesca e vai, ancora avanzate da parte di Rottaureglia, si lotta i granchi, come nei granchi ci si muove in mezzo al campo e vai, sembra la sirenetta ancora e poi Gianluca Mosconi 2-0, il raddoppio di della squadra di Rottaureglia che riesce ad andare sul 2-0, cambiato ancora il punteggio qui al Palasport con la giocata da parte di Gianluca Mosconi che ha realizzato il raddoppio. Siamo giunti nel 20° minuto, ne mancano 5 al termine di questo primo parziale e adesso ancora Mediatel, vedremo cosa farà e poi in qualche modo la acchiappa Nunzi, scatena il contropiede, sbaglia
Sbaglia Giordano Mosconi a dare il pallone a Luzzaro. L'errore è tutto quanto per Giordano Mosconi. Non vogliamo assolutamente colpevolizzare ultimamente Luzzaro. L'errore di Giordano Mosconi, perché dà il pallone a Luzzaro, tira da 10 metri, puoi fare gol, forse è più facile. Si ferma il gioco per il time out, chiamato da qualcuno, forse chiamato da tutti, visto che le forze in campo sono abbastanza scarse sia da una parte che dall'altra. 25 passati, ne mancano ancora 5 di minuti al termine di questo primo tempo. I giocatori si muovono più adesso che quando erano in campo, strano segno del destino. E adesso corricchiano, si muovono, invece prima durante la partita vedevamo davvero poco. Quindi fino ad ora in questo girone A stanno comandando due squadre in testa classifica, Stanley e Pianeta del Caffè, che hanno vinto le proprie partite, 3 punti per 1, 0 invece i punti di Forno Avellino e Chalet del Tribunale. Nel frattempo ci sono delle scaramucce, tranquilla, degli insulti verso il teleronista, ma noi siamo ben contenti di essere considerati anche nella cattiva sorte. Nel frattempo time out che sta durando 1 ora e mezza, c'è gente che è andata a comprare la pizza, e ringraziamo anche chi ci ha offerto la pizza durante l'intervallo tra una partita e l'altra. Sono praticamente degli angeli custodi coloro i quali si sono prestati a questa cosa. Adesso si può riprendere a giocare, i giocatori che tornano a fermarsi. Vedete il museo delle ceneri adesso in campo, giocatori che si sono fermati sul rettangolo di gioco, e poi si ricomincia a giocare con chi è? Oddio, ho perso tutto, adesso riacchiappo tutto. Marco Sacchetti, ancora Marco Sacchetti per Antonio Del Mastro. Si gioca ancora, il lancio in avanti di testa, riesce a intervenire Cristian Marvaso, la rimessa laterale. Del Mastro ferma, 3 minuti da giocare in questo primo tempo. L'appoggio d'esterno, poi sbaglia tutto, sbaglia anche Gianluca Mosconi, anzi Giordano Mosconi, tanto so che mi riconfonderò ancora 50 volte. Luzzaro resta in campo, non si capisce perché. Dietro per De Gara, attenzione a Luzzaro, sembrava stesse facendo qualcosa di vitale, di importante. Ancora il lancio da una parte all'altra, non ci arriva nessuno. Insulti tra gente del pubblico. Bisogna calmarsi qui, ci sono dei movimenti ultras che stanno gestendo la situazione qui sulle tribune. Si gioca ancora in una zona a me poco visibile. C'è un fallo in favore di Mediatel. Ancora. Possibile intervista, vediamo se riusciamo a fare l'intervista. Eccolo qua. Eccolo qua. Vieni, vieni, vieni. Sei stato prescelto. Eccolo. Siamo con Simone Ricci, il portiere di Stanley. Una vittoria abbastanza facile per voi, 11-3, quindi tutto comodo in questa prima partita. È andato tutto bene, siamo una squadra molto forte, speriamo di poter vincere questo torneo amatoriale. Ecco, Stefano è tuo fratello? Sì. Come mai non ha fatto gol? È stato l'unico a non fare gol dei giocatori in movimento. Quindi famiglia Ricci che non va a segno in questo torneo. Ecco qua Panzellino, lo vedi che è finito. Dichiarazioni diplomatiche da parte di... frattempo seguiamo questa punizione con Antonio Del Mastro. Il tiro murato dalla difesa. Contro chi giocherete la prossima? Contro chi giocherete la prossima? Secondo voi di queste squadre che stiamo vedendo qui, a frattempo è una vaccata da parte del portiere di Grottaveglia con il portiere, si tratta De Gaetano, era De Gaetano. E frattempo il pallone si è conficcato, chiedo a Damiano Piscichetti di prendere in primo piano il pallone che si è conficcato nella tribuna del Palasport. Chiedo a Simone Ricci, secondo te qual è la squadra favorita per questo torneo? Attenzione il tiro, la parata del portiere, scusa che sono intervenuto, è stata la conclusione da parte di Luca Incalcaterra, intervenuto la parata centrale, l'estremo difensore di Mediatel, ossia Filippo De Gaetano. Stavi dicendo? Noi non temiamo nessuno, non abbiamo paura di nessuno, siamo consapevoli della nostra forza, dopo che l'altro anno abbiamo vinto il VIP,
e quest'anno vogliamo ripeterci. Qual è il giocatore più forte della vostra squadra e qual è il giocatore più forte di questo torneo? Secondo me il giocatore più forte, anche se non ha la testa, è Panunzi. Quindi uno dei tuoi, l'hai praticamente detto, hai alzato le motivazioni della tua squadra. E certo, noi puntiamo a vincere. Quindi ulteriori pressioni create, nel frattempo si gioca e si cincisca ai limiti dell'area di rigore. E poi prova a scomitare, a scattare Cristian Marfaso, la palla di De Gaetano e poi il tiro di Cristian Marfaso. Un commento, Simone, un commento su questo gol. È un bel gol. Come, oh, stai risultando come un matto. Marfaso 3-0 quindi per Grotta Aurelia, quindi l'avversaria più forte almeno in questo momento per voi? Secondo me è una buona squadra, ma noi, te l'ho detto, non abbiamo paura di nessuno. Ok, quindi riprendiamo a commentare. Siamo entrati nel finale di questo primo tempo, siamo nel tempo di recupero. Si gioca da questa parte con Enrico Matteo, il pallone in mezzo, la tocca di 2-3. Poi si esce dai blocchi, si va adesso da Antonio Del Mastro, il pallone in mezzo, la gioca Alessio Nunzi, la parata del portiere Alessio Marvaso e poi un fallo in favore di Grotta Aurelia, ancora non viene fischiata alla fine del primo tempo, siamo già nel 27esimo minuto e adesso Alessio Marvaso pronto alla rimessa in gioco, il rilancio in avanti, l'intervento di Filippo De Gaetano. Patti, Patti il tiro, la parata di Alessio Marvaso e poi che cosa ha sbagliato clamorosamente Alessio Nunzi, che ha spedito, ecco, anche degli insulti dal pubblico che arrivano verso il numero 8, che ha fatto un tiro orribile, dai, lo diciamo, ci possiamo anche sbilanciare. Ma non finisce più sto primo tempo, quanto si va avanti? E frattempo ancora Gianluca Mosconi, Benincacca Terra che spreca ancora, Gianluca Mosconi scontra a fuoco e termina il primo tempo con Grotta Aurelia che conduce per 3-0 con i gol di Fantozzi, Cristian Marvaso e Gianluca Mosconi, ci vediamo tra poco. Via, è appena iniziato il secondo tempo del match tra Mediatel e Grotta Aurelia, in vantaggio la formazione in maglia bianca e blu per 3-0, ossia Grotta Aurelia, mentre Mediatel, vedete, vestita di giallo e di rosso. Iniziato quindi il match, situazione abbastanza favorevole a Grotta Aurelia, nel frattempo un pallone in un ginepraio, però non è riuscito il passaggio verso il centro dell'attacco, potrebbe essere importante per Mediatel che gira molto questo pallone, però alla fine ci fa giocare i cosiddetti e non riesce nemmeno a segnare. Un fallo, primo fallo di questo secondo tempo in favore di Grotta Aurelia, ci si ferma sempre nella zona a me più malvagia, pallone scodellato verso Gianluca Mosconi, anzi no, Giordano Mosconi, ecco, per l'ennesima volta li ho confusi. Fallo laterale, è pronto Enrico Matteo, di sinistro per De Gaetano, di sinistro per Patti, di sinistro per De Gaetano. C'è un fischio, ah è vero, perché per la seconda volta l'ha toccata al portiere. Vediamo De Gaetano, sì, ma non andare lì che non ti vediamo, vieni qua a discutere. Niente, no, no, niente. Perché andate in una zona in cui non vi vedo? Andate. Protesta molto De Gaetano verso il direttore di gara. Poi c'è una riunione di condominio qui a bordo campo, qui tutti parlano e cercano di trovare una unione di intenti che forse ci sarà tra poco. Vediamo un attimo, si riprenderà con il pallone giocato da Mediatel. Adesso si riprende come se nulla fosse accaduto. Attenzione, sbaglia tutto Mediatel, è tutto solo, è il gol Enrico Fantozzi, la doppietta, siamo 4-0, si apre un grande solco tra le due squadre. Fantozzi ha rubato il pallone De Gaetano, ancora forse stava pensando alla situazione precedente e quindi la rete tutto solo a porta vuota, ha firmato la rete Enrico Maria Fantozzi, due gol per lui fino ad ora in questo torneo.
Adesso Mediatel ci riprova, sempre più sconsolata la squadra giallorossa. Si porta in attacco il pallone per De Gaetano, che avanza, allarga sulla destra per Patti. Poi si propone, si tratta di Antonio Del Mastro, sbaglia tutto, attacca Rotta Aurelia che va in porta adesso con il tiro alla parata di De Gaetano sulla conclusione di Giordano Mosconi, e poi si riprende il pallone, adesso sbagliato, arriva in qualche modo, non riesce a intervenire Mediatel, cioè riesce a intervenire Mediatel e non Rotta Aurelia, di messa in gioco da parte dei giallorossi. Vediamo, sempre meno convinti delle loro forze, Federico Patti. Ancora Federico Patti, mantiene il pallone in campo, eccolo ancora il numero 5, un campanile si accende come se fossimo al Fattori, poi il pallone ancora in campo, batte e ribatti con Fantozzi, Fantozzi fa una giravolta, Fantozzi pratica la break dance e poi da quest'altra parte ancora Patti va al tiro, che tiro era? Ha ciabattato il pallone che è finito in fallo laterale. Una ciaspolata, sembrava quella di Patti, come si usa in Trentino. E quindi il pallone finisce fuori. Adesso c'è il portiere Alessio Marvaso, forse va a prendere della pizza brodosa a bordo campo. Vediamo un po' con che ne esce fuori. Arriva con un pallone, vediamo cosa se ne fa. Lo lancia lungo il pallone. Lo stoppa con il mento, credo, Luca Caccaterra. Non proprio in bello stile. Non proprio nello stile del Cavalcanti questa giocata di Incalcaterra. Il fallo per Patti. Arrivano degli spifferi, chiudete la porta. E poi la punizione, credo Federico Patti alla battuta. Il numero 5 va alla battuta, tenta di uccidere il compagno pur di fare gol e non ci riesce. Quindi il possesso è per Rotta Aurelia. Alessio Marvaso rilancia verso sinistra, in qualche modo un Mosconi a piacere, decidete voi. E poi ancora pallone per Mediatel con Patti. Patti ancora si muove dietro per De Gaetano, vediamo che si inventa. De Gaetano si ferma con i suoi scarpini verdi, allarga per Patti. 5-10 passati, ancora sulla sinistra l'avanzata di Mediatel. Patti, De Gaetano avanza, va con la botta, non ci prova, poi il tiro di Del Mastro, se non vado errato è lui, e il pallone che finisce fuori con questa puntata, anzi era Danny Loriga che ha tentato la conclusione. Alessio Marvaso, rilancio lungo, la stoppa di petto Gianluca Mosconi che ferma la palla, ancora un Mosconi a piacere dietro per Luca Incalcaterra. Luca Incalcaterra, 5-0. Grande assist di Federico Patti, che però giocava a squadra avversaria. Quindi 5-0 la situazione. La rete di Luca Incalcaterra, punteggio abbastanza netto. Qui al Palasport. E De Gaetano che si lamenta un po' con Patti, simpaticamente gli ha detto "è la lenta", così ha parlato il portiere. Adesso Patti, vediamo se si riscatta, lo speriamo per lui ovviamente. Patti ancora avanza, vediamo se fa un altro assist, il pallone per Loriga che finisce fuori, angolo per Mediatel che adesso ci prova a segnare almeno il gol della bandiera, ormai il successo in cassaforte per Rotta Aurelia. Palloriga, il pallone con il ginocchio, un giocatore a caso. Poi bene Patti, grande giocata di Patti, ma con la botta non prende la porta, complimenti a Patti, gli applausi del pubblico. Si è riscattato Federico Patti dopo l'infortunio precedente. Luzzaro se ne va verso la propria porta, adesso lo informano che la porta è quell'altra, se ne corre dall'altra parte, si ferma il gioco, non si capisce perché. 7 minuti passati, il pallone non lo vediamo, si gioca senza pallone. Incalcaterra va a terra, strattonata, e chi? Io ho fatto fallo, chi è che fa? Il fallo di Loriga, scontro tra un 17 e un 77. Adesso abbracci, baci abbracci tra i due. La punizione, l'arbitro
L'arbitro Gelli vuole battere, poi ci ripensa, lascia Luzzaro. Il pallone adesso per Cristian Marvaso, scivola il pallone a Luzzaro, in mezzo il passaggio per Alessio Nunzi, si perde il pallone per la centesima volta, ancora Nunzi che va a lottare, dietro Loriga, una ciabattata verso Patti, ancora Patti che lotta, cambia lato e poi la steccata da parte di Marco Sacchetti e quindi niente a fare per il numero 13 di Mediatel. 8 minuti passati, ce ne sono ancora 17 per vedere cosa combinerà Mediatel per cercare di segnare almeno un gol. Va via in qualche modo il tiro, la parata di Alessio Marvaso su Alessio Nunzi, giocata tra due Alessio, poi si è fatto male Alessio Marvaso, allontana il pallone, se ne va in porta forse a dare una mano di bianco al palo, vedete adesso bloccato, speriamo non sia nulla, per lui, nulla di male per lui, adesso siamo seri, interviene l'arbitro per vedere le sue condizioni con un infortunio al braccio, forse un infortunio muscolare, sembra, speriamo non sia un infortunio muscolare, adesso si riprende e stringe i denti per proseguire questa partita. Si gioca, non si capisce di chi è il pallone, forse è il nostro, non ce lo danno, poi si riprende con Alessio Marvaso, si gioca con Rottaveglia che attacca, attenzione alla sgusciata, sbaglia tutto e poi il tiro in qualche modo in calcaterra, il fortunatissimo in calcaterra che tenta la giocata di fino, Patti troppo lungo il pallone, blocca Alessio Marvaso, cerca Luzzaro, l'alza incredibilmente bene e poi per fortuna finisce fuori il pallone con il calcaterra, eccoli i gemelli del gol, Luzzaro e il calcaterra, adesso il pallone sulla destra, arriva Loriga, Patti, Federico Patti, gioco di gambe di Patti e poi in mezzo arriva Loriga va al tiro, Alessio Marvaso in angolo, anzi forse il fallo laterale, comunque sia intervento efficace sul primo palo del portiere, si perde il pallone qualcuno, Luzzaro, oddio, una cosa incommentabile, Luzzaro ha provato a tirare con il destro, l'ha presa con la gamba di legno, forse ne ha una di scorta in tasca e poi qualcuno ha deviato, credo Patti, il pallone che è finito fuori, forse la partita più divertente delle tre fino a questo momento, almeno per l'alto livello delle buffonate in campo, poi da terra interviene il portiere di Mediatel De Gaetano che sembrava stesse nel girello dei bambini e poi Marco Sacchetti fa un regalo di beneficenza alla squadra avversaria, però nessuno l'ha avvertito che è avanti per 5-0 la squadra avversaria, poi girandola di gambi per cercare di sollevare questa partita. Nel frattempo altri giocatori a bordo campo, credo siano quelli della CPC se non sbaglio, che devono giocare la partita successiva. Enrico Matteo, Federico Patti, si ferma, si allunga il pallone, sbaglia tutto, attenzione, poi De Gaetano, un intervento prodigioso, salva la porta, il tiro di calcaterra, la stoppata, la murata con la schiena di Loriga, fallo laterale, rimette in gioco il calcaterra, lotta, va a terra, si balla un valzer, poi rilanci in avanti, nessuno riesce a toccarla bene, adesso prova Patti a alzare la qualità del gioco, Loriga per Matteo, nuovo Danny Loriga, appoggio ad esterno verso Matteo che forse va al tiro, e Marvaso e poi ancora la palla è lì, riesce a spogliare la situazione e poi il tiro con la mano aperta, riesce a deviare in angolo Alessio Marvaso sul tiro che c'è stato di Danny Loriga, angolo, adesso i minuti migliori adesso per Mediatel, però il punteggio non la favorisce, 5-0 il risultato, sbaglia tutto Mediatel adesso con Giordano Mosconi, 6-0 risultato tennistico qui al Palasport con la rete del numero 7, adesso si fa vedere Giordano Mosconi, dopo Gianluca un altro Mosconi a segno per il gol del 6-0, i gol portano la firma di Fantozzi che ha segnato la doppietta, Cristian Marvaso, Luca in calcaterra, Giordano Mosconi, Gianluca Mosconi, mancano ancora
12 minuti e mezzo al termine di questa agonia per Mediatel, di questa gioia immensa per la squadra di Grotta Aurelia. Poi adesso De Gaetano per Matteo, il pallone deviato due volte e poi il pallone in angolo. L'angolo adesso prova a girarsi in qualche modo un giocatore, si trattava di Nuzzi, poi Patti dietro per De Gaetano che avanza. De Gaetano si ferma, ecco, si fa rubare il pallone per la 18ª volta, ancora la giocata da parte di Malamaci, entrando in campo in questo momento. Malamaci sbaglia la giocata, Patti sulla sinistra, alza il pallone, Patti può andare via a Malamaci che interviene in estirata, manda il pallone in fallo laterale. Rimessa la touche per Mediatel, il pallone in mezzo, fa la boa Nunzi, il pallone ancora fuori, adesso forcing da parte di Mediatel per cercare di segnare un gol. Partita molto carina questa, infatti la stiamo seguendo molto, ci stiamo distraendo poco. La parata con i piedi da parte di Alessio Marvaso, la stoppata adesso di Gianluca Mosconi che avanza, allarga il gioco adesso per l'autorete, sfortunato Enrico Matteo. 7-0, 7-0 la situazione, partita che non ha più modo di esistere. 7-0, Enrico Matteo se l'è messa dentro, ancora Mediatel che nella prossima partita, se andrà avanti così, metterà la maglietta dell'Unicef sotto quella di Mediatel, viste le tante disattenzioni da parte dei giallorossi in questa partita. Anche perché il gioco c'è, però sono i gol che mancano. È la palestiano dirlo, meriterei forse un premio GAC, però è questa la sostanza che sta emergendo da questa partita. Ancora Alessio Marvaso va a prendere delle cibarie in una stanzetta del Palasport, adesso esce fuori senza niente, forse ha mangiato tutto lui. In avanti il pallone per Gianluca Mosconi, è proprio lui che controlla il pallone, poi arriva Matteo, il pallone per Loriga, dietro per Nunzi, sulla sinistra la butta in mezzo, un po' da biliardino un giocatore, da quest'altra parte c'è Gianluca Mosconi, si fa soffiare il pallone, Nunzi prova a sfruttare il contropiede, 3 contro 2, Nunzi tenta un doppio passo, però quando ce l'ha era addosso all'avversario, quindi inutile. Giordano Mosconi adesso per Gianluca Mosconi, dietro per il tiro che c'è stato da parte di Fantozzi, ancora Fantozzi, il fallo in favore di Mediatel. Vediamo 7-0 il punteggio in questo match che state sempre vedendo con gli occhi di Damiano Impicci, che sbaglia tutto Mediatel, però il pallone resta lì, arriva Danny Origa, serve il compagno di squadra Enrico Matteo. Loriga, chiamano schema un po' da direttore d'orchestra, il pallone adesso servito a un giocatore che non avevamo visto fino adesso, poi il tiro dello stesso giocatore, si tratta di Ivan Ascensi che ha giocato una porzione di partita anche nel primo tempo, sbaglia Grotta Aurelia e non può andare in porta. Spero di vederne tante di partite così durante questo torneo, divertenti da seguire e da gustarci così con una granita, con un gelatino. Adesso Danny Loriga, squadre comunque cercano di giocarla questa partita nonostante il punteggio sia di 7-0, a differenza di ciò che era accaduto nel match tra Fornavellino e Stanley. Il tiro alto di Alessio Nunzi e poi un fischio arbitrale per il time out, si va a ragionare per un minuto quando ne mancano 8 e mezzo alla fine del tempo regolamentare, quindi squadre che vanno dai rispettivi allenatori. L'arbitro Gelli che acchiappa il pallone come se lo volesse portare a casa. Andiamo un attimo, ancora Alessio Marvaso che lamenta un dolore al braccio, non abbiamo capito se è stato una botta che ha preso oppure se è stato un infortunio muscolare. Forse si controlla come se avesse un graffio. E adesso, fra poco, finisce questa partita e possiamo andare via a fare una dormitina. Si ritorna in campo, si gigioneggia
si chiacchiera, si organizzano delle grigliate. Era entrato in campo Luzzaro per testimoniare questa partita ormai finita da tempo, con la maglia numero 99 come Cristiano Lucarelli. Poi si può riprendere a giocare e via, per un nuovo via a questa partita con Gianluca Mosconi. Gianluca Mosconi, Luzzaro, viene in avanti col pallone, trova in calcaterra non riesce a mantenere il pallone in campo, non si capisce di chi sia la colpa, facciamo che è di tutti e due. Si riprende con De Gaetano, il pallone servito a Del Mastro che è entrato in campo, poi a Scienzi, Nunzi, ancora il pallone in avanti dei giallorossi, Nunzi si perde il pallone, non riesce a scartare nemmeno Luzzaro, grave pecca per il numero 8 di Mediatel. Adesso Grotta Aurelia che gestisce il pallone senza particolare voglia di andare a fare gol. Poi si riprende a giocare con ritmi assolutamente, ritmo talmente basso che si rischia di spegnere la macchina. Si è fatto male un giocatore, Enrico Matteo, adesso lo va a rincuorare, diciamo così, Luca in calcaterra, il fallo speso dalla squadra di Grotta Aurelia. Mediatel con Del Mastro dritto per Ascensi, che non riesce a calamitare a sé questo pallone. 19:30 passati, va a terra in calcaterra, arriva Matteo, va a terra anche lui, si scatena nulla perché c'è il fallo fischiato dal direttore di Caragelli, forse un giallo, vediamo, ha tirato fuori la cartellina, vediamo un attimo se segna qualcosa, forse segna solamente il numero dei falli che potrebbero essere utili per un tiro libero, utili solamente per le statistiche, utili solamente per gli archivi in soffitta, gli archivi ripieni di polvere, polverosi. Questa punizione va a battere Matteo, che allarga per Del Mastro il tiro, e poi sulla linea di porta riesce a sbagliare Nunzi, che sta sbagliando tutto ciò che può sbagliare. Forse ha deciso di sbagliare tutto stasera e poi di giocare bene dalla prossima. Nunzi, il tiro, Alessio Marvaso, la parata, rimessa laterale per Ivan Ascensi. Poi sbaglia tutto, Mediatel è in calcaterra che se ne va in porta, vanno tutti a terra, c'è un fallo in favore di Grotta Aurelia. Agganciato in calcaterra da Matteo, voleva qualcosa di più in calcaterra, adesso addirittura il fallo fischiato 20 metri indietro forse. Ultimi 4 minuti, Gianluca Mosconi si incarica della battuta, due uomini in barriera per Mediatel, De Gaetano sistema la barriera, il fischio dell'arbitro, il tiro, Murato, Luzzaro, e poi il tiro deviato da De Gaetano, angolo per la squadra di Grotta Aurelia. Va a battere Gianluca Mosconi, cacca a terra, va a terra, sbatte con il sedere per terra, con l'osso sacro, rischia anche di farsi male, e cacca a terra ci ha regalato un'altra delle sue prodezze in questa partita. Fantozzi si è visto pochissimo, ma ha segnato due gol. Fantozzi, il pallone in mezzo, la grande parata di De Gaetano, anzi forse grande fascia di De Gaetano, perché attenzione, in cacca a terra continua a coprirsi di ogni insulto. Adesso ancora si gioca, non si perde un'emozione qui al Palasport. Gianluca Mosconi subisce il fallo, il Caccadarra ha sbagliato due volte, poi la parata di De Gaetano si sembrava un miracolo, ma in realtà il pallone gli è sbattuto in faccia, anche se non era facile intervenire. Punizione ancora per
i bianco-blu. C'è Gianluca Mosconi sul punto di battuta, potrebbe andare in porta sul palo, forse alla sinistra, no, forse alla destra di De Gaetano. Va il tiro, deviazione della barriera, no, anzi, deviazione di Incalcaterra è stato, quindi rimessa in gioco per Mediatel del Mastro. Avanza palla a piede, nessuno lo contrasta, se ne va in porta del Mastro, poteva fare ciò che voleva, gli hanno lasciato tutta la zona libera, tutti fermi, gli omini del subbuteo di Rotta Aurelia, e poi si riprende con il calcio d'angolo, la tocca, credo sia stato Sacchetti che ha toccato, ha mandato fuori. 23-15, ormai più nulla da raccontare qui a Palasport. Gianluca Mosconi si ferma, viene avanti Luzzaro, la liscia e scatena il contropiede, c'è l'errore di Del Mastro che non riesce a fare i passi giusti per arrivare sul pallone, poi si riprende per quest'ultimo minuto in Calcaterra. Gianluca Mosconi prova ad andare via, si perde il pallone, Enrico Matteo, e poi è solo Sacchetti, la parata di Alessio Parvaso e salva tutto Gianluca Mosconi sulla linea di porta, anzi Giordano Mosconi ha salvato tutto sulla linea di porta, il pallone per Marco Sacchetti, Mediatel non è riuscito ancora a segnare, forse se lo meriterebbe un gol la squadra giallorossa, però ha sbagliato troppo sotto porta, ha avuto diverse occasioni per diminuire lo svantaggio. Adesso si attacca con Gianluca Mosconi, il pallone per Luzzaro non riesce ad andare al tiro, adesso suona la carica De Gaetano che fa in porta, sbaglia clamorosamente De Gaetano, era tutto solo 2-0, poteva servire il compagno di squadra, non l'ha fatto. 20 secondi, poi solamente il recupero, attendiamo solamente la fine di questa partita. Luzzaro, il tiro alto, deviato, se non sbaglio, è proprio così, angolo adesso in favore di Rotta Aurelia, forse l'ultima azione di questa partita, si propone Luzzaro, il pallone va dietro dove c'è Malamaci, il tiro, forse il tocco, il gran tiro di Malamaci, la parata che c'è stata di De Gaetano. Angolo per Rotta Aurelia. Si va alla battuta. Del Mastro va al tiro, però non prende la porta. Ormai non c'è più nulla da raccontare, si chiama il fischio. Qualcuno ha fischiato per dire all'arbitro di concludere questa partita. Il lancio in avanti, non ci arriva Luzzaro. E al Palasport è finita. Rotta Aurelia ha battuto media del gruppo per 7-0 grazie alla doppietta di Fantozzi, gol di Cristian Marvaso, il Calcaterra, Giordano Mosconi e Gianluca Mosconi. Ringrazio Damiano Impiccichè, grazie ai suoi occhi che avete visto questa partita. Un saluto da Giovanni Vimpinelli.